qui a Palazzo Marino, nella casa dei milanesi, per raccontare quello che sarà il programma di questa 32esima edizione e raccontare ovviamente l'articolazione del cartellone delle proiezioni, ma non solo, anche inquadrare complessivamente quella che è la proposta e l'offerta culturale del festival. Il festival ha casa in maniera ormai tradizionale nel Teatro Strehler, piccolo teatro di Milano. Quest'anno si aggiungerà anche una parte di programmazione che coinvolgerà il Teatro Studio Melato, quindi davvero rendendo la piazza di fronte al piccolo una vera e propria agorà di proposta e di programmazione. Naturalmente ci sono alcuni elementi che vorrei sottolineare, ovvero sia la grande apertura internazionale, ovviamente questo festival ha sempre la sua programmazione, ma non solo, anche la capacità di raccontare e mostrare esperienze fortemente innovative dal punto di vista del linguaggio cinematografico, che altrimenti non avrebbero possibilità di essere viste e programmate nella nostra città. Io penso che questo sia un specifico molto prezioso del Festival Mix, ma anche un po' di tutti i festival che appartengono al Milano Festival Network, ovvero sia il fatto di poter aprire finestre sulla produzione cinematografica di tutto il mondo con grande attenzione a prodotti e progetti che altrimenti troverebbero difficile circolazione nelle forme più tradizionali di veicolazione cinematografica. La organizzazione e la gestione del festival è tradizionalmente legata ovviamente anche alle sezioni che caratterizzano la programmazione del Festival Mix, ma credo che il modo più opportuno per raccontare il festival sia quello di dare la parola a chi condivide con me il tavolo della conferenza stampa, proprio per andare avanti nella descrizione di ciò che il festival proporrà alla città. È inutile dirlo, io sono sempre molto consapevole del fatto che un festival come il Festival Mix non abbia evidentemente solo la sua qualità nello straordinario livello della sua programmazione, ma anche un dato simbolico molto forte, perché rafforza più di ogni altro la vocazione della nostra città ad essere città dei diritti, città che ha saputo in questi anni portare avanti molte battaglie specifiche e rilevanti sul tema del riconoscimento dei diritti, e credo che questo sia in un certo senso un aspetto che parallelamente accompagna la programmazione del Mix. Ma credo anche al tempo stesso che la continuità dell'esperienza del Mix sia una caratteristica fortissima di ciò che la storia della nostra città ha saputo produrre, anche nei suoi diversi cambiamenti e trasformazioni. Il fatto di essere arrivati con tanta solidità e tanta qualità alla 32esima edizione è una cosa di cui Milano deve essere particolarmente orgogliosa. Grazie, vi lascerei a questo punto condurre la conferenza stampa in assoluta autonomia e libertà, prevenendovi soltanto del fatto che alle 12 devo essere al Cenacolo, perché presenteremo una parte delle iniziative dedicate alla Natura Bici per il 2019, quindi se a un certo punto vi vedete andare via silenziosamente, spero educatamente, non è per mancanza di attenzione ma per concomitanza di agenda. Grazie, buona giornata. Allora, un grande grazie all'assessore del Corno che davvero ci aiuta tanto nell'impresa di organizzare anno dopo anno il Festival Mix. Quest'anno abbiamo scelto l'inclusione come tema principale del nostro festival, l'inclusione ovviamente dal nostro punto di vista. È un tema che è stato declinato con una bellissima collaborazione con i giovani di Gay Statale. Quindi abbiamo fatto un manifesto insieme a loro, lavorando a non so quante mani eravamo, ma una ventina di mani. E secondo me è venuta fuori una bella immagine per questa edizione del Festival Mix. Inclusione perché? Perché rivendicare il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere lo sminuisce la complessità di ogni essere umano. E quindi dire sono gay o sono lesbica o sono trans non riduce quella che può essere, quelle che possono essere le varie sfaccettature di ogni singolo individuo ed individua. È un dato in realtà quello che noi rivendichiamo anche con questa manifestazione, che si affianca a tanti altri dati altrettanto importanti nelle nostre vite. E quindi si può essere gay cattolico, si può essere lesbica musulmana, transgender e militare.
bisessuale, sposata, sessuale, fidanzato o fidanzata, nessuna combinazione ci deve sorprendere o spaventare. E questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare alla città di Milano, e all'Italia e soprattutto alla nostra comunità. Adesso Rafael entra nel vivo della nostra programmazione, di cui anticipo siamo molto molto soddisfatti. Buongiorno, cercherò di fare un riassunto di quello che sarà la programmazione dei tre concorsi del festival quest'anno. Come diceva l'assessore, abbiamo due location quest'anno molto importanti, per cui ci dà la possibilità anche di dare importanza a programmazioni, a film che prima dovevamo fare in scatola magica. Adesso abbiamo una prestigiosa location che ci permette di fare altre proiezioni molto tanto belle e importanti come quella dello Strecker. Allora, iniziamo la rassegna con il film Favola, che aprirà il festival la sera del 21 giugno. La presentazione di questo film è in collaborazione con Nexo Digital, che ci ha portato il film, e saranno presenti Timi e Sebastiano Mauri a presentarli in sala. Insieme a Timi e Mauri avremo altri ospiti e special guest. Uno di loro sarà Dosila Foer, che verrà per una partecipazione speciale. Chiudiamo invece il festival con Freak Show, il film di Trudy Styler, l'attuale moglie di Sting, con Alex Lotter, che è il ragazzo che ha l'attore che ha fatto The End of the Fucking World, una delle serie molto conosciute su Netflix negli ultimi mesi. Saranno entrambi qua presenti a presentare il film, siamo molto felici di averli. Quest'anno abbiamo due belle, siamo molto felici di avere, media partnership, con una di loro con Sky Cinema, Sky Arte, e con Sky Arte presentiamo il venerdì Gay Revolution, il secolo arcobaleno, che poi uscirà nel loro canale Sky Arte. Invece la domenica, l'ultimo giorno di festival, avremo la presentazione di Love Me Gender, che fa parte della nostra collaborazione con la EFE, il programma che poi andrà in onda sulla EFE, anzi è già iniziato la settimana scorsa, e appunto faremo una puntata inedita al festival la domenica. Avremo alcune anteprime, l'anteprima assoluta di Just Friends venerdì alle 8.45, Paraduma, che è un'anteprima italiana, Merlin, che era a Berlino e che portiamo qua come un'anteprima italiana, Porcupine Lake, Ingrid Winger. Siamo molto contenti anche di portare al festival quest'anno il nuovo film di Ian Gonzalez, che è appena stato a Cannes, un couture de l'Univers, che sarà proiettato il sabato. Sabato stesso abbiamo un altro film che per noi è molto caro, molto speciale, che è il documentario sulla cantante e rapper MIA. È un film che presentiamo in collaborazione con il Biography Festival. Poi sarà il vincitore del TED di Tinta Brutta, My Days of Mercy, che è il film diretto e prodotto e interpretato da Ellen Page, Nina, che è un film che parla della GPA in maniera non convenzionale, Montana, per quanto riguarda i lungometraggi. Poi il programma completo ovviamente avete in cartella stampa e anche sul sito. Io vi cito alcuni titoli della programmazione. Poi sui documentari avremo l'anteprima di The Passion Persecutor di Angela Bauer, Love Me Senior, Dykes Come Reaction, per quanto riguarda i documentari che parlano delle ragazze, una programmazione lesbica. Abbiamo un altro vincitore del TED, il vincitore del documentario, il TED Awards di Berlino, Vicia Travesti, un film brasiliano, Mr. Gay Syria. E lascerei la parola ad Amedeo D'Atena per dirci due cose sui cortometraggi. Sui cortometraggi, sì.
Quest'anno non è stata fatta una semplice raccolta di cortometraggi, ma i cortometraggi sono stati divisi in 5 pacchetti, ognuno con una sua coerenza interna e ognuno che affronta un tema in particolare. Quindi affronteremo come in linea con quella che è la filosofia del festival di cui ha parlato prima Deborah, affronteremo i temi dell'adolescenza, i temi più relativi alle relazioni, e anche un po' quelle che sono le lotte degli ultimi 40 anni della comunità LGBT. Abbiamo quindi comunque un attento sguardo alla qualità, abbiamo un programma di un ampio respiro internazionale, abbiamo corti provenienti dal Canada, cito Red Ink o Marguerite, poi avremo il corto del regista portoghese João Pedro Rodrigues, un corto che un po' parla della sua vita sia relazionale ma anche artistica, un corto a cui che siamo molto felici di presentare in quanto il regista è stato anche presente al festival ben 2 volte e di cui abbiamo proiettato gran parte della sua filmografia nel corso dell'edizione del festival. Avremo anche un'importante presenza italiana, abbiamo il corto 2 volte di Domenico Dorato, di cui abbiamo presentato il teaser l'anno scorso, abbiamo anche i corti Una semplice verità di Cinzia Mirabella, abbiamo Up 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 di Laura Giannatiempo e quindi avremo anche un corto, L'albero rosso, una coproduzione italiana-inglese che parla della reclusione degli omosessuali in un'isola a confino durante il periodo fascista. Quindi abbiamo una grande varietà di temi e anche una grande varietà di stili. Infatti avremo commedie, corti più su drammatico, anche un corto horror, The Sermon in inglese. Questo è tutto per i corti. No, meno male, io farei un applauso perché così mi intimidiamo di più. Amedeo è uno dei giovani e delle giovani che quest'anno ci ha aiutato a espandere il team del Mix e lui ha la caratteristica di non parlare quasi mai, per cui l'abbiamo forzato, però adesso non smette di più Amedeo. Abbiamo fatto fare solo conferenza stampa. Grazie. E un'altra cosa importante da dire è che quest'anno si è rinsaldata la grande collaborazione con la Pride Week, per cui il Festival Mix Milano sarà il primo degli eventi di questa fantastica, di quella che si annuncia essere la fantastica Pride Week, così metto un po' di tensione a Francesco, che è lì nell'angolo. Esatto, sai che. Dunque, riassumere il festival è stato difficilissimo, adesso non vogliamo dilungarci moltissimo. Avremo tante incursioni, Raffaele l'ha detto, tanti ospiti, tantissime registe, attrici che vengono da tutto il mondo, c'è un flusso di viaggi verso Milano in questi giorni difficile da gestire. Avremo anche un'incursione di Martina Dall'Ombra dalla platea, non vi anticipo, se no non sarebbe un'incursione, che credo conosciate più o meno tutti, una famosa youtuber, ma la conoscete bene, domenica la conoscerete, che verrà a trovarci domenica. Il nostro sito, l'ha già detto Rafael, però ci tenevo a dire che ospita anche la storia del Mix e in particolare del Mix al piccolo, con una interessantissima intervista a Giampaolo Marzi, che vi invito a leggere, e che sarà comunque con noi al festival. Dunque, anche quest'anno abbiamo designato le nostre queen, quindi ristabilita la tradizione dell'anno scorso. Come Queen of Music abbiamo scelto Silvia, che è una cantante, produttrice musicale, DJ. L'abbiamo scelta perché lei è da sempre vicina alla nostra comunità. Come Queen of Comedy abbiamo scelto Yaya Forte, la musa del cinema di Pappi Corsicato. Io poi sono napoletana, sono particolarmente orgogliosa. E un regista, Pappi Corsicato, che per cifra stilistica riteniamo sia molto vicino al cinema di Almodovar, utilizzando quello stile grottesco all'interno dei suoi film che tanto hanno dipinto Napoli e non solo l'intera Italia. Assegneremo anche il premio Monroe, che abbiamo istituito l'anno scorso,
però questa è una sorpresa, quindi oggi non vi diciamo a chi andrà il premio Morlov del Festival Mix di quest'anno, altrimenti se diciamo tutto oggi. I premi della 32esima edizione oltre alle Queen non finiscono qui. L'ha accennato Rafael, con la F ci siamo trovati benissimo, abbiamo avuto una proficua collaborazione che spero inizi solo quest'anno e poi prosegua nel tempo, e la F assegnerà un premio al miglior documentario. Assegnerà un premio e il documentario che sceglierà, diritti permettendo adesso non andare in onda sul canale la F. Noi di questo siamo orgogliosi perché è uno degli obiettivi di festival come il nostro, far vedere i nostri film a quanta più gente possibile, all'interno della comunità e al di fuori della comunità, quindi ci teniamo particolarmente. Non solo, altra bellissima collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, grazie. Un giovane e una giovane, dunque sono stati realizzati dei cortometraggi e il context che abbiamo lanciato all'interno della scuola, della Civica Scuola, è stato interpretare al meglio il nostro claim More Love, l'una non esclude l'altro, per l'inclusione. E infine ci sarà anche una menzione d'onore di Cartoon Week per il miglior lungometraggio. I film sono più di 50 e quindi c'è spazio per tutti i premi del mondo. Però adesso passiamo alle note non dolenti, a delle note sui costi e l'importanza del tesseramento. Grazie Deborah. Allora, vorrei dire questo, il nostro è un progetto importante e complesso anche nella sua produzione e realizzazione. È possibile realizzare il mix ovviamente soprattutto grazie al grande lavoro che fanno i volontari, sono tanti, ogni volta che lanciamo la call siamo sorpresi dal numero di ragazzi e ragazze che poi con piacere mettono a disposizione il loro lavoro per questo progetto che sentono come il loro. Ovviamente servono anche delle risorse finanziarie per realizzare il Festival Mix Milano e è d'obbligo ovviamente ringraziare ancora l'assessore del Corno per il sostegno che ci dà ogni anno ed è fondamentale. L'altra voce per noi fondamentale per raccogliere risorse finanziarie è quella che arriva dal tesseramento, dal nostro pubblico che ci ama e che ogni anno decide di acquistare la nostra tessera associativa, che appunto, lo ripetiamo, permette poi con soli 10 euro di vedere tutte le proiezioni dei 4 giorni. Forse è il caso anche di dire, Deborah e Rafael, di ricordarlo che per chi acquisterà appunto su Produzioni dal Basso Festival Mix Milano fino alla mezzanotte del 20, dico bene, la nostra tessera appunto potrà acquistare la tessera solo a 10 euro, poi a teatro avrà un costo di 15. Il crowdfunding sta andando bene, siamo contenti, siamo arrivati a 6.000 euro, ci siamo dati un obiettivo di 15.000, quindi chiediamo a tutti di continuare a sostenerci, siamo sicuri che ce la faremo, però forza insomma, ok, sono stato chiaro. ovviamente l'altra voce per me importante e fondamentale è quella degli sponsor privati, ma ne parleremo poi più tardi. O qui partiamo con Irene che forse è un po' agitata, ma non preoccupate, andrà tutto benissimo. Il nostro motto, lo ricordiamo ancora, è chi ama davvero condivide ed è per questo che appunto l'anno scorso abbiamo deciso di distaccarci dalla logica dell'acquisto del singolo biglietto, ma di dare la possibilità con un prezzo più democratico, definiamolo così, di vedere tutte le proiezioni di tutti i giorni. Abbiamo avuto ragione perché comunque come numero di pubblico in sala abbiamo incrementato l'anno scorso e siamo arrivati a circa 7.000 presenze. Prego Deborah. Ah, mi spiace così. Sponsor privati, ne parliamo dopo, e non solo privati, ma anche delle altre istituzioni ed enti culturali importantissime, ne riprende dopo Andrea. Dunque, il sito, quest'anno ci siamo rinnovati, è un sito coloratissimo, abbiamo una nuova grafica che speriamo sia d'impatto, avete visto il nostro spot prima. Per noi la grafica è importante perché tramite la grafica cerchiamo di passare un messaggio e il messaggio era un messaggio che voleva essere di grande allegria quest'anno e di grande voglia di fare insieme delle cose che riteniamo sono importanti. Abbiamo già dall'anno scorso la nostra app Festival Mix Milano
che serve tra l'altro ad assegnare l'ultimo, credo, se l'abbiamo detto tutti, premio, che è un premio per noi importantissimo, il premio del pubblico, quindi tramite l'app si vota in sala il miglior lungometraggio secondo il pubblico, e a noi serve questo premio perché è ovvio che le giurie sono importantissime, ma ci interessa capire cosa piace al pubblico del Mix. E che dici, riprendiamo? Certamente. Allora, ho citato poco fa Irene D'Amelio di Ingitalia, che è la responsabile appunto per l'Italia dei temi relativi alla diversity e inclusion, dopo parlerai. Vorrei però anche ringraziare Shaheen Akram, che è qua presente in sala ed è la Head of Diversity Inclusion ed è arrivata qua da Londra, quindi ha fatto un grande viaggio per noi, grazie di essere qua con noi. Solo due parole per appunto introdurre Irene, quindi Ingitalia. È il secondo anno che noi collaboriamo con Inge. È stata una collaborazione bella perché poi nel suo svilupparsi ci ha dato grande soddisfazione anche su un piano umano. E quando ho risentito Irene quest'anno per dire Irene, ma quindi le fa, cavolo Andrea, ovvio che ci siamo e ho tantissime belle idee da condividere con te. Così è stato e lo dico ancora, siamo molto felici, è una collaborazione che ci sta dando grandi soddisfazioni, no? Questo è. Prego Irene. Io voglio rubarvi qualche minuto per raccontarvi che cos'è per noi in ANG la Diversity and Inclusion e quindi per dirvi perché per noi è importante il Festival Mix. In ANG la diversità è un valore, lo dicono in tanti, lo diciamo da tanto anche noi. Per noi è un valore dal punto di vista etico, sicuramente la cosa giusta da fare. È anche utile, è anche un valore per il business, perché nel momento in cui le persone sono contente di lavorare e si trovano a proprio agio, si sentono accolte, incluse per quello che sono, ciascuno di noi per quello che siamo, poi possono dedicarsi semplicemente alla propria autorealizzazione, quindi in realtà a fare business all'interno della nostra organizzazione. Quindi lo facciamo per i nostri dipendenti, per creare un clima migliore, lo facciamo per i nostri clienti e lo facciamo per il business, per tutto questo. In ANG ci focalizziamo non soltanto sulla tematica LGBT+, diciamo, allargata, ma anche abbiamo obiettivi di gender diversity, lavoriamo sulla multietnicità e anche sulle differenze di generazione, che per noi sono importanti. Dicevo che appunto per noi la diversità è un valore ed è una cosa di fatto, è un dato di realtà il fatto che siamo tutti diversi, però è un valore che rimane in potenza, cioè non è espresso finché all'interno del nostro mondo, come in tutti gli altri mondi che viviamo, non c'è l'inclusione. Quindi in realtà noi parliamo di diversità soltanto insieme alla parola inclusione, e mentre la diversità è un dato di fatto, l'inclusione è una scelta consapevole che facciamo tutti i giorni, solo quando sappiamo che abbiamo dei bias personali o dei pregiudizi o degli stereotipi, e ciascuno di noi ha i propri. È per questo motivo che in ANG cerchiamo di quotidianamente, no? di lavorare formando i nostri manager, i nostri dipendenti, tutti, perché l'inclusione passa attraverso l'ascolto e il rispetto delle persone, chiunque siano e chiunque noi incontriamo. Questa è un po' la vocazione in realtà che va oltre il business, che cerchiamo, è la nostra ambizione. Perché il Mix? Innanzitutto perché ci era utile, nel senso che volevamo che i nostri non fossero solo parole, ma fossero anche fatti, quindi cercavamo un modo l'anno scorso per poter farci vedere anche all'esterno. Prima parlavo di dipendenti e di clienti, vogliamo fare la differenza anche per la società, quindi esserci. Però potevamo farlo con chiunque, no? Quindi perché il Mix? Perché per noi è un modo pregnante di parlare della tematica LGBT allargata nel nostro environment. Parlare attraverso la cultura, parlare con l'istituzionalità del Festival Mix, che ormai è la sua 32esima edizione, parlare dicendo che c'è un teatro che mette a disposizione i propri spazi per questo aspetto, è un modo importante per parlare della tematica LGBT e di farla apprezzare e accogliere anche a coloro che sono più lontani dalla comunità e da queste tematiche, no? E quindi attraverso appunto la cultura e il festival noi riusciamo ad abbattere le barriere, a creare dei ponti e ad avvicinare invece di allontanare.
Questo è il motivo per cui noi siamo felici di sostenere il MIX e ci siamo anche quest'anno. Grazie. Grazie, volevo ringraziare anche da parte dell'amministrazione AMG per questo supporto al Festival MIX. È evidente che in una fase di difficoltà e di contrazione delle risorse per le amministrazioni locali è sempre molto importante il supporto che viene dato da soggetti privati per la realizzazione di iniziative che concorrono molto fortemente alla qualità e alla quantità dell'offerta culturale complessiva della città. Volevo poi approfittare della presenza della Global Head of Diversity Inclusion di AMG per ringraziarla e per darle il benvenuto a Milano. Welcome to Milano from the city. Thank you very much for your presence and especially thank you very much for the support of the MIX Festival. It's a great help to realize this very important project for our city. Thank you. Bene, allora grazie Irene, grazie all'assessore e ovviamente il main sponsor ci dà le risorse necessarie, grazie. Abbiamo comunque altri partner molto importanti. Quest'anno, quest'anno abbiamo Malta come partner culturale del nostro evento, anzi esattamente la Malta Tourism Authority, ok, ce la posso fare. Sono stati molto contenti di collaborare con noi, anche perché quest'anno la Valletta è capitale della cultura europea e loro piaceva appunto questa idea di legarsi a Milano, che è una città comunque importante per loro, anche per il loro business, perché no? Perché sono molti milanesi che poi scelgono questa destinazione, no? per le loro vacanze. Quindi grazie all'ente del turismo di Malta. D'obbligo ovviamente ringraziare il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, grazie tante per le risorse che hanno messo a disposizione del progetto, la delegazione del Quebec a Roma e anche l'ambasciata del Canada, Fondazione The Bridge e infine il tour operator Twiz Viaggi, che ha un prodotto destinato proprio alla nostra comunità. Altri partner che con piacere dobbiamo ringraziare sono ovviamente il Piccolo Teatro di Milano, la grande famiglia del Piccolo Teatro che ogni anno ci accoglie con molto affetto e ci permette di lavorare al meglio, e come già detto prima ovviamente quest'anno la famiglia allarga la sua attività anche al Teatro Studio Melato, lì vicino appunto allo Strega. Ringraziamo il partner Ubica, Arcighe Nazionale e CIGMI Milano. Adesso vorrei citare i media partners che ci hanno aiutato, ci aiutano anche tuttora costantemente in questi giorni a diffondere appunto i nostri messaggi. Quindi Radio Popolare, Zero Edizioni, Gay.it, Pride, To Magazine, Let's Pop.it, FinTV, Cine Clandestino, GayItalia.com, L'Alta Frequenza, CinemaGay.it, Taxi Drivers. Bene, adesso lascio la parola a Luca Mosso, che è direttore di Festival Filmmaker e rappresenta qua anche il Milano Film Network. Ovviamente con i miei partner ho già citati anche la F e Sky Cinema, Sky Art. Buongiorno, sono molto felice di essere qui e non solo perché sono tra amici, ma perché ho un debito di riconoscenza nei confronti del Festival Gay per tante visioni negli anni e aver scoperto degli autori e soprattutto un modo di fare militanza culturale che apprezzo molto e che mi piacerebbe importare anche nelle attività che normalmente faccio. Un modo di fare militanza culturale meno severo di quanto abbiamo sempre concepito, che valorizza anche i momenti di divertimento e di questi momenti di comunione e di divertimento fa un punto di forza, dove non si riesce a volte a raggiungere a ottenere dei risultati con dei film o dei ragionamenti o delle riflessioni, a volte il contatto anche fisico delle persone e l'emozione che si prova in quei momenti fanno fare dei passaggi che altrimenti sono difficili. E soprattutto quello che a me preme molto è che ci hanno insegnato personalmente che l'identità non è un dato fissato ma è un campo di ricerca. Io credo che questa questione sia un elemento molto importante per chiunque si ponga
problema di come essere nel mondo e nella cultura e quindi di lavorare. Passiamo alle cose concrete. Il Milano Film Network è sempre stato, il Festival X è uno dei componenti, dei fondatori del Milano Film Network. Negli ultimi anni l'attività del network si è focalizzata su quella che noi definiamo industry, per cui sostegno del cinema, il sostegno di film da fare, il sostegno di film quasi fatti. Fare un festival è presentare i film nuovi, ma anche, a mio parere, credo anche a vostro parere, cercare dei film che ancora non ci sono. Nel festival c'è una componente desiderante molto forte e noi andiamo a cercare i film che ci rappresentino, che ci diano delle risposte o ci sorprendano. A volte i film non ci sono e forse bisogna andare a fare qualcosa di più che selezionarli. Allora sostenere dei progetti in sviluppo, affiancare i giovani autori nella ricerca del loro film. Questo è il senso del workshop in progress, al quale il Mix quest'anno contribuisce con un premio che è focalizzato sulla ricerca dell'identità di genere e che ci fa molto piacere e che noi cercheremo di valorizzare al meglio. Anche questo è un modo di fare politica culturale che io condivido molto e sono contento di avere gli amici del Mix accanto. Un altro campo per cui tengo è ovviamente la distribuzione. Avete già detto voi, si fa un festival, è un grande sforzo, si fa un evento dove la gente partecipa, sta bene e si porta a casa una bella esperienza. Però in film sarebbe bello far circolare il più possibile. Il network ha una struttura di distribuzione che si sta rilanciando e che prende dei film. Quest'anno abbiamo Voglio dormire con te, che è un film uscito qualche anno fa da un workshop simile a quello di In Progress e che è dentro, inserito nella programmazione della Pride Week. Speriamo di poterlo distribuire in Italia nei mesi prossimi e soprattutto che i film che quest'anno i progetti che insieme sosteniamo quest'anno si diventino rapidamente dei film che poi si possano portare in giro. Io faccio un bocca al lupo a voi e sarò ovviamente in al pubblico nella vostra sera. Oltre ai film abbiamo anche alcuni eventi collaterali che abbiamo chiamato Mix Off. La scatola magica, anche se non sarà occupata con delle proiezioni, faremo degli eventi all'interno. Ci saranno presentazioni di libri a cura di Paolo Armelli, ci sarà la presentazione dei fumetti intitolati Love's Love, una performance sonora chiamata AP After Party, la presentazione del fanzine di Bucco e avremo anche un angolo bookshop rappresentato dalla libreria Antigone. Per ultimo, ma non meno importante, vi ricordo che sul sagrato del piccolo teatro Strehler avremo come da tradizione il Music on the Steps, curato dal terzo anno da Simone Bisantino. E il bar che ospiteremo al Piccolo Teatro Strehler quest'anno non lo so. Grazie Gianni. Non lo so. Non lo so. Non lo so. E quest'anno la novità è che al Music on the Steps non ci saranno solo i grandi DJ che ci sono sempre stati, ma anche delle incursioni dal vivo. Qui sono dei gruppi musicali che suoneranno dal vivo sul sagrato. La programmazione dei film è molto fitta. Abbiamo tantissimi film in pochi giorni di festival, quindi vi invito a programmare delle maratone, a entrare al cinema, godere dell'aria condizionata e farsi delle belle giornate in piedi. Vi aspettiamo.